La Gian Piero da lì a Caltanissetta, è stato un viaggio arrivare qui. Sappiamo che insomma c'è in atto una riunione che verte a capire un po' quale futuro ci aspetta in Sicilia, soprattutto cosa e quali provvedimenti prendere per risollevare insomma, questo modus vivendi strano che sta adoperando un governo siciliano che ci ha portato un po' alla deriva. Beh, noi abbiamo fatto questa riunione stamattina del gruppo parlamentare dell'UDC dell'Assemblea regionale siciliana, ora proseguiamo il pomeriggio con un'assemblea del comitato regionale del partito. Ma qui l'analisi nel caos in cui ci troviamo è molto semplice, bisogna fare le cose, non ci si può avvitare in discussioni che la gente non capisce, bisogna dare prova di serietà e di responsabilità. Da quando abbiamo posto questi problemi i primi segnali positivi sono arrivati, è stata fatta la legge regionale sugli appalti, che è un settore importante dove la trasparenza e l'efficienza e la libera concorrenza sono fondamentali per far crescere il sistema imprenditoriale siciliano. Si è fatta una manovra correttiva dal punto di vista economico e finanziario che serve a fare in modo che si avvii una strada di risanamento della regione e una strada anche di sviluppo per la regione stessa. C'è questo appuntamento importantissimo che riguarda la riforma delle province, che è un tema sentito non solo dai 4.000 dipendenti degli enti intermedi siciliani, ma è sentita da tutti gli amministratori siciliani dei 390 comuni della nostra regione, perché è un tema che serve a responsabilizzare i sindaci, a farli diventare più forti dal punto di vista della pubblica amministrazione nella interlocuzione con i cittadini e con le imprese, e serve a fare in modo che anche i fondi dell'Unione Europea, che dal 2014 al 2020 sono assegnati alla Sicilia, possano essere spesi per far cose utili per i cittadini siciliani e meglio dei sindaci organizzati nei liberi consorsi e nelle città metropolitane. Nessuno può dare un contributo ad una programmazione che sia una programmazione che faccia investire questi soldi in settori produttivi per far crescere l'occupazione. Noi ci dobbiamo occupare di questo, non delle dispute interne a questo o a quel partito o alle liti che francamente allontanano i cittadini da una discussione seria dal punto di vista politico. Presidente, lei non pensa che in questo momento insomma, i partiti sono un po' tutti messi da parte dei nostri cittadini, un po' messi da parte? Viene a mancare questa fiducia nelle decisioni importanti da prendere in ambito politico, soprattutto in ambito la governance, quella giornaliera, quella che ogni giorno dovrebbe dare risposte alla cittadinanza, alla collettività tutta. Quindi oggi è più facile che un piccolo partito che non abbia nome e cognome possa avere più successo di un partito forte e storico, solo perché oggi le risposte non arrivano, e ancora di più si pende sempre da un partito all'altro. Vuoi anche l'UDC che pensa al PD se fare squadra o meno abbandonando questo governo piuttosto che fare un passo indietro? No, io parto dal presupposto che noi siamo stati chiari fin dal primo momento. Noi abbiamo sostenuto Crocetta 2 anni fa e abbiamo fatto questa coalizione di governo per fare delle cose che negli ultimi anni non si erano fatte. Non dimentichiamo che noi ci siamo trovati in questa nuova legislatura regionale con una situazione economica e finanziaria drammatica, con una situazione di sfascio nei servizi dell'amministrazione regionale e anche di grande difficoltà del sistema degli enti locali, che sono quelli che erogano i servizi ai cittadini. Ma tutta questa situazione non è che è nata 2 anni fa, è una situazione che è stata ereditata e che va cambiata e che ha bisogno di tempo per essere cambiato. Il nostro rapporto con il Partito Democratico, con Crocetta, non dipende dal problema delle alleanze politiche o giochetti o dai tatticismi, dipende dalle cose che si fanno. Noi abbiamo chiesto di fare una serie di cose utili alla Sicilia, purtroppo in questi 2 anni, se fossimo stati ascoltati di più, non ci saremmo trovati in questa situazione. Per quanto ci riguarda, la ricreazione è finita. Vogliamo fare queste cose, il Parlamento, grazie anche al ruolo importante che il gruppo parlamentare dell'UDC ha avuto, ha fatto alcune cose in queste settimane. Bisogna proseguire su questa strada facendo la riforma delle province, facendo la riforma del sistema del servizio
idrico, pubblico ed integrato, perché è un bisogno primario dei cittadini, è un bisogno primario degli amministratori. Non è possibile che l'acqua costi, l'acqua pubblica costi quanto l'acqua minerale ad un cittadino. E queste sono le cose che si devono fare e che noi pretendiamo che vengano portate avanti in assemblea regionale. Se si faranno ci sarà il nostro sostegno, se non ci saranno saremo da un'altra parte e non più al governo. Si parla molto ormai di caduta di governo, insomma l'UDC realmente cosa vuole fare in questo momento? Si pensa, e molti cittadini vogliono che questo governo vada via, ma c'è anche l'opzione che questo governo duri fino a maggio. Ma io non sono innamorato di queste dispute perché, ripeto, sono tutte dispute che riguardano la politica e i tatticismi che non servono a nessuno e che io consiglierei a tutti di mettere da parte. Qui noi ci troviamo di fronte a un problema molto serio che è giusto che il Presidente della Regione chiarisca in termini anche molto rapidi. Le dimissioni dell'assessore alla sanità di Lucia Borsellino non sono state un fatto ordinario, sono stato un fatto politico serio e grave. Perché Lucia Borsellino è una personalità competente nel mondo della sanità che ha speso la sua forza, la sua professionalità e la sua autorevolezza in un settore molto delicato, con risultati positivi per la regione e per i servizi siciliani. Le sue dimissioni non possono essere ignorate, devono essere lo spunto o per rilanciare l'attività del governo in questo settore o altrimenti per chiudere questa stagione. Questa è una delle questioni di cui abbiamo discusso stamattina al gruppo parlamentare e di cui discuteremo oggi pomeriggio, perché noi pensiamo che bisogna essere seri nel rapporto con gli elettori e con i cittadini e si è arrivato al punto in cui non frega niente a nessuno, a cominciare da noi, di continuare a discutere del sesso degli angeli. Il ritorno di Pistorio in un governo che sembrava, almeno sulla carta, tecnico è significativo. Sta a certificare che insomma la politica deve rientrare ad amministrare come si faceva un tempo? E questa è la vostra logica? Ma io non sono innamorato delle formule di governo. Il governo tecnico è un'astrazione che sta fuori dalla realtà. Gli assessori che stanno in giunta esercitano una funzione politica, sono stati scelti dal Presidente e con una condivisione con la maggioranza che li sostiene, quindi in quanto tali sono tutti politici, non sono tecnici. Pistorio è una persona di una grande esperienza politica ed amministrativa e penso che farà bene. Non è lì come tecnico ma come politico e come lo sono gli altri, e in questa fase delicata in cui c'è la necessità entro il 31 di luglio di dare una risposta definitiva sul tema delle province, delle città metropolitane o dei cosiddetti liberi consorzi, io credo che sia la persona giusta al posto giusto. La riorganizzazione dell'UDC dal punto di vista regionale, provinciale, insomma, voi state puntando intanto tutto su un giovane che è diventato il coordinatore regionale del partito, ma sulle altre province, per esempio su Palermo, chi prenderà questa responsabilità? Ma lo deciderà il segretario regionale con l'organizzazione del partito, che oggi il comitato regionale ovviamente deciderà. È chiaro che la scelta che tutti insieme abbiamo fatto di Gianluca Micichè è una scelta molto meditata di un giovane brillante che è stato eletto parlamentare regionale, che ha un grande consenso nella sua provincia, che ha grandi motivazioni, che lavora bene e che quindi potrà dare un contributo per far accelerare quel progetto di rinnovamento e di riorganizzazione dell'area moderata siciliana, che credo sia una cosa importante per garantire buon governo e efficienza nelle cose da fare. Presidente, per concludere, cosa possiamo riferire così attraverso le nostre telecamere a questi cittadini sfiduciati di ogni tipo di politica, di ogni tipo di partito e soprattutto che vorrebbero vedere una Sicilia, un territorio così importante, quello che è la nostra regione siciliana, rivederla fiorire nella più normale delle sue attività e nella sua esistenza? Che intanto ci sono problemi che si possono affrontare e risolvere subito, e questo noi lo dobbiamo fare e stiamo cercando di
andare su questa strada. Ci sono questioni che si sono incancrenite nel corso degli anni e che sono più complicate e che hanno bisogno di politiche strutturali di risanamento e di efficienza che noi intendiamo mettere in campo e dando il nostro contributo come partito che sta fin quando si faranno le cose in questa maggioranza e in questo governo. La sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni nasce sostanzialmente da due cose. La prima è la crisi economica che ormai ha travolto il nostro paese, l'Europa, dal 2007 ad oggi, e quindi è chiaro che dopo 5, 6, 7, 8 anni di crisi che ha aumentato la disoccupazione giovanile e così via, è chiaro che la gente ha meno fiducia nel fatto che le istituzioni e la politica possano dare una risposta. I cittadini non vogliono votare per l'antipolitica se la politica offre persone, progetti credibili ed efficienti. Noi dobbiamo lavorare su questa strada, perché la strada dell'antipolitica è una scorciatoia comoda, non bisogna assumersi responsabilità, si può dire tutto il contrario di tutto e si possono cavalcare le paure e i bisogni della gente, ma l'antipolitica non è una risposta ai problemi della gente, è uno sfogo ai problemi della gente. Noi dobbiamo costruire e stiamo lavorando per costruire qualcosa che abbia invece una dignità e che possa dare delle risposte ai problemi dei cittadini. Questo è il nostro dovere, questo è il nostro compito e lo abbiamo fatto in questi anni, lo faremo ancora con maggior determinazione nei prossimi. Grazie Presidente.